Proprio a questo santo è dedicata la cappella da cui abbiamo appena trasmesso la messa. San Giuseppe Moscati, un santo, anche un medico. E per raccontarci chi era questo santo, chi era questo medico, è venuto a trovarci Don Gaetano Corvasce, buongiorno, che è il rettore del seminario arcivescovile di Bisceglie. Don Gaetano, la figura di San Giuseppe Moscati per alcuni è familiare, per altri meno. Alcuni hanno solo sentito il nome, ecco, dalla cappella di San Giuseppe Moscati al Gemelli, non a caso proprio al Gemelli, perché San Giuseppe, l'ho detto, era un santo, ma era anche un medico. Un grande medico, diremo, perché innanzitutto lo collochiamo storicamente. È nato nel 1880, quindi è colui che ha vissuto tra la fine del 1800, poi è morto nel 1927, quindi siamo un po' a cavallo tra i due secoli. Ha vissuto anche un periodo storico particolarissimo, perché ha vissuto anche la Prima Guerra Mondiale, la Grande Guerra, che ha avuto anche tanti lutti in Italia. Lui si è adoperato anche come medico per i soldati, e ha vissuto fondamentalmente a Napoli, la sua città di adozione. Sappiamo che lui era originario della zona di Avellino, era nato addirittura a Benevento, perché il suo papà era un giurista, insomma, quindi si occupava del tribunale, era presidente del tribunale di Benevento, poi andò come membro della corte d'appello ad Ancona e poi finalmente a Napoli. E Napoli è diventata la sua città di adozione. E tra poco ci andremo anche a Napoli con Luca Rossi, che abbiamo visto ci aspetta lì alla Chiesa del Gesù, dove ci sono anche le reliquie di San Giuseppe. Non fa un po' strano, diciamo, pensare a un uomo di scienza e un uomo di fede messi insieme nella stessa persona? Noi solitamente siamo abituati a vederle in contrasto, queste due cose. E infatti, tante volte quando vediamo magari dei medici sono scettici nei confronti della fede, oppure vediamo delle persone di fede che sono un po', come dire, distanti dal discorso scientifico. Se vogliamo, San Giuseppe Moscati è stato quello che ha anticipato un po' i passi, perché poi in epoca recente abbiamo per esempio quella bellissima lettera di Giovanni Paolo II, Fides et Ratio, fede e ragione, dove lui parlava di questo connubio. Ebbene, San Giuseppe Moscati non ne ha semplicemente parlato, l'ha vissuto, tant'è che quando andava a visitare i malati si preoccupava non solo e non soltanto della loro salute fisica, ma anche e soprattutto della salute spirituale. Va notato che San Giuseppe aveva un fratello che era stato, dopo una caduta a cavallo, aveva subito un trauma cranico, e lui ha vissuto molto male, se così possiamo dire, la malattia del fratello, perché si rendeva conto di essere impotente come uomo di scienza, ma si è reso conto invece di quanto potesse far bene la preghiera proprio per il fratello. È da lì che è iniziata la sua vocazione. Sicuramente questa esperienza personale ha contribuito nel dare un indirizzo alla sua vita, perché è stato vicino al fratello e lo accompagnerà poi alla morte. Lui spesso tornerà proprio vicino al fratello per accudirlo, ma anche la morte del padre, poi successivamente la morte della madre. Sicuramente questi tratti personali hanno contribuito alla crescita di quest'uomo. Uomo che ha saputo appunto focalizzare la sua attenzione non al malato così come l'insieme di cellule o l'insieme di elementi, quasi che fosse una macchina, ma guardando proprio all'interezza della persona. E proprio per vedere l'interezza della persona ci spostiamo a Napoli, dove ci aspetta Luca Rossi. Luca, sei pronto? Sì, Antonella, eccoci, buongiorno di nuovo dalla Chiesa del Gesù Nuovo a Napoli, una chiesa bellissima, ve la mostreremo però dopo, perché ora vi vogliamo far vedere le stanze di San Giuseppe Moscati. Grazie Padre Alessandro, buongiorno, innanzitutto per l'ospitalità. Piacere, con molto piacere. Qui, Padre Alessandro, sono state ricostruite, donate, non ricostruite perché sennò sembra una cosa falsa, perché sono gli oggetti veri, cioè la sorella Nina ha donato tutto. Sì, sì, dopo la morte del fratello Giuseppe, Anna, detta Nina, donò a questa chiesa i gesuiti del tempo, visto che il fratello veniva quotidianamente qua, tutti i suoi arredi, le sue memorie, i suoi oggetti. Andiamoli a vedere allora, Padre Alessandro. Eccoci Padre Alessandro, siamo nello studio, qui è stato ricostruito perfettamente il suo studio. Sì. Vediamo il lettino. Il letto delle visite, la scrivania, i libri di medicina dove ha studiato. E questo mi sembra molto significativo, un cappello dove c'è scritto chi ha metta, chi non ha prenda. Sì, potremmo dire un emblema del suo spirito di generosità nello svolgere la sua missione di medico. Non chiedeva soldi, spesso neanche li accettava,
e in molti casi con i suoi pazienti più poveri era lui che dava un aiuto o in denaro o in medicine o in cibo. Ecco, spostiamoci anche nell'altra stanza, perché è stata ricostruita anche la stanza proprio personale di San Giuseppe Moscati. Possiamo dirlo, padre Alessandro, una stanza molto spartana, questo è il suo letto. Certamente, non scordiamo, anzi è importante ricordare che Giuseppe Moscati con la sorella Nina viveva in un appartamento di proprietà del Comune di Napoli in affitto. E un'abitazione piuttosto comune, pur essendo un personaggio molto importante, uno scienziato insigne, come recita la preghiera ufficiale della beatificazione, uno scienziato oggi diremmo da premio Nobel. Ecco, uno scienziato che però non si è arricchito col suo mestiere. Certamente non si è arricchito, la sua famiglia era già facoltosa, piuttosto facendo il medico è diventato povero, perché sempre più tanti pazienti, tanti poveri chiedevano in varie forme un aiuto e lui non sapeva dire di no. No. Si è talmente impoverito, ha dato tanto nel suo lavoro San Giuseppe Moscati, che come sappiamo è morto proprio durante una semplice giornata lavorativa, è morto subito dopo una visita, e qui c'è proprio la poltrona dove si è addormentato pacificamente nel Signore. Era il 12 aprile del 1927, quell'anno cadeva la Settimana Santa, e si addormentò alle 3 del pomeriggio, un'ora, alle 15, mill'ora santa, non casuale. Andiamo a vedere, padre Alessandro, perché c'è un'altra bella cosa da far vedere ai nostri telespettatori, perché qui nella chiesa del Gesù Nuovo conservate anche una reliquia molto importante. Di che cosa si tratta? Facciamo vedere. È la reliquia che noi chiamiamo Maggiore, è il pezzo del corpo residua più importante, è il metatarso del piede destro. E nelle varie riesumazioni che seguirono alla beatificazione e dunque anche nei vari passaggi della tumulazione, prima da Poggio Reale e poi qui in questa chiesa, questa è la parte del corpo che è rimasta più integra ed è un segno per noi, per la fede e per la devozione molto importante. Ecco, qual è la devozione qua del popolo napoletano, ma anche insomma del popolo di tutto il sud, per San Giuseppe Moscati? È una devozione direi molto semplice, come si dice popolare, che però ha un suo valore. Basta appunto vedere la tomba, la statua, come le persone toccano e quasi si aggrappano a questa figura, per capire che tutto nasce dal cuore. Benissimo, allora grazie padre Alessandro intanto per l'ospitalità. Dalla chiesa del Gesù Nuovo qui a Napoli è tutto, dalle stanze di San Giuseppe Moscati. Noi ci rivediamo tra poco per mostrarvi due storie molto significative. A voi Antonella. Grazie Luca, grazie a padre Alessandro. Abbiamo fatto un viaggio per scoprire un po' quella che è la tenerezza di San Giuseppe Moscati. Finora abbiamo parlato del medico, quindi uno pensa a un medico, una persona burbera, magari anche impostata, se così vogliamo dire. Invece era una persona proprio tenera. Diremmo tenera perché attento alla persona che aveva di fronte. Allora, un episodio mi sembra molto molto carino, molto interessante per dire questo. Era stato chiamato a visitare una famiglia in una casa che apparentemente risultava essere adagiata, ricca, e visitò il malato e diede la cura. E in realtà questa famiglia, oltre a questa casa molto bella, non aveva nient'altro, era andata in rovina, come ahimè tante persone che mantengono magari la loro casa molto bella, ma in realtà il loro conto in banca, o meglio ancora il necessario per vivere, non ce l'hanno. Ritornando a visitare il malato, si era reso conto che le cure non erano state somministrate, proprio per mancanza di soldi. Lui allora rimproverò i familiari dicendo: si fa quello che dice il medico, e andò via. Tutti rimasero un po' perplessi, perché lo conoscevano come una persona estremamente gentile. Sistemando il malato si resero conto che sotto il cuscino c'erano i soldi necessari per comprare i medicinali. Questo era San Giuseppe Moscati, un uomo che in realtà si metteva da parte per mettere al centro il malato. Ma potremmo raccontare tanti altri episodi, come un altro giovane che era ritenuto da tanti medici malato di tisi, e di tisi a quei tempi si moriva. Lui in realtà, medico competente, ricordiamo che
fu anche insegnante presso l'Università di Napoli, proprio di medicina, anzi rifiutò la cattedra come, diremo così, come professore ordinario. E mentre visitava questo ragazzo di tisi, innanzitutto scoprì che non si trattava di tisi, ma di un'altra malattia, quindi un medico competente che faceva bene il suo lavoro, ma soprattutto disse: adesso vai a confessarti e soprattutto vai a ringraziare la Madonna. Quindi metteva sempre insieme il dato scientifico e soprattutto con la cura dell'anima. Questo è San Giuseppe Moscati. E un'attenzione agli ultimi veramente infinita. Nel 2007 ne è stato fatto un film per la televisione che si chiama proprio Giuseppe Moscati, L'amore che guarisce, e noi vogliamo vederne proprio un estratto per l'attenzione agli ultimi. Ancora altri sono dentro, ho pochi uomini, e qui è un disastro. Vieni Giorgio, vieni. Aiuto, aiuto, forse capiremo fuori di qua. Io lancio, spingi, spingi, tiriamolo su, tiriamolo su. Non riuscire a aspettare, non riuscire a aprire. Forse capiremo fuori, fuori, fuori. Fiorello interpreta Giuseppe Moscati e riesce a rimandarci quella tenerezza di cui parlavamo prima. Si ferma appena vede l'ultimo, il povero, il malato in questo caso. Però San Giuseppe dove la trovava questa forza? Noi sappiamo che ogni giorno andava in quella chiesa che Luca ci ha fatto vedere e che tra poco rivedremo proprio con delle testimonianze. Forse è proprio lì che lui trovava la forza. Dici bene Antonella, perché lui ogni giorno, ogni mattina cominciava la sua giornata partecipando all'Eucaristia o nella chiesa del Gesù Nuovo, quella che abbiamo visto, o nella chiesa vicina di Santa Chiara. Lui ogni giorno partecipava all'Eucaristia, serviva addirittura la messa in maniera molto umile e soprattutto rimaneva molto tempo davanti al Santissimo Sacramento, rimaneva tanto tempo proprio in meditazione della parola di Dio, e questo lo rendeva un uomo attento. Infatti le scene che abbiamo visto si riferiscono all'eruzione del Vesuvio che colpì nel 1906 la città, quindi l'ospedale di Torre del Greco. Una persona che è attento alle cose di Dio non può non essere attento alle cose dell'uomo. Questo ci insegna San Giuseppe Moscati. La nostra spiritualità, se noi perdiamo, tra virgolette, tanto tempo a pregare, questa preghiera poi si deve concretizzare nell'attenzione al fratello. Io non posso passare tempo davanti all'Eucaristia e poi non accorgermi se la persona a fianco a me ha un malessere fisico o anche spirituale, c'è qualcosa che lo turba, c'è qualcosa che gli dà preoccupazione. Quindi come noi potremmo, per esempio, seguire San Giuseppe Moscati? Noi che non siamo medici, noi però che ci sforziamo di essere in qualche modo cristiani, ecco, possiamo partire da questo, stando attenti alla persona che abbiamo vicino, se ha magari un malessere fisico, se magari ha un malessere anche spirituale perché c'è qualcosa che lo turba. Questo è il modo nostro, che non siamo medici,
di preoccuparci di chi abbiamo a fianco a noi. E dopo vediamo anche nella vita di tutti i giorni, nella nostra società, che cosa ci dice San Giuseppe Moscati. Prima però torniamo in collegamento da quella chiesa dove proprio San Giuseppe andava ogni mattina. E con chi ci andiamo? Con Luca Rossi. Luca, a te! Antonella, come vi avevo promesso, siamo all'interno della chiesa del Gesù Nuovo di Napoli, un esempio di barocco napoletano che potete ammirare in tutta la sua magnificenza. Qui in una cappella ci sono le spoglie di San Giuseppe Moscati. È una tomba che viene venerata tutti i giorni insieme a questa statua. I fedeli vengono qui per chiedere ma anche per ringraziare. E a proposito di ringraziare, noi ringraziamo Antonio. Piacere di conoscere. Antonio, possiamo dire, è un miracolato, è uno che deve dire grazie al professor Moscati. Perché? Senz'altro lo faccio tutte le domeniche, immancabilmente. Perché Antonio, qual è la tua storia? E la mia storia era che io nel mio piccolo sono stato un grande tossicodipendente nell'anno 2006, alla quale caddei in uno stato di overdose, di coma. Andò all'ospedale San Paolo, mi portavano pronto soccorso vecchio. Quando poi ritornò a casa nella mia stanzetta dove cadde in overdose, nel pulire sul comodino c'era una piccola statuetta del professore Moscati, nel pulire quei residui della stupefacente udii della voce che mi diceva: io le andavo a fare senza soldi e tu vai a comprartela per fartele. Io senza esitare prese un'immagine del professore Moscati e andò dal tatuatore. Come vedi, me lo fece tatuare qua e gli fece una promessa: il giorno che dovrei rifare di nuovo quello che ho fatto ieri ti dovrò guardare in faccia. Ecco, quindi da lì, diciamo, la tua vita è cambiata, sì. Antonio, sappiamo che naturalmente le parole non bastano per raccontare le difficoltà per uscire da questo stato, però da lì cosa è successo? Oggi lavoro onestamente, ringraziando a Dio come tante altre persone, e ho due gemelline piccole che me le raccomandate proprio lui, e magari ce le porto la domenica perché voglio che lui fosse. E che cosa fai qui poi? Ti abbiamo visto che la domenica tu hai un rituale tuo, a parte venire qua tutte le domeniche a trovarlo, ma cosa fai con questa statua? Tutte le domeniche gli pulisco le scarpe, perché io non sono nemmeno la spazzatura che lui portava sulle scarpe, ma per cui devono essere pulite, e nello stesso tempo gli chiedo che è il medico curante delle bambine. Benissimo, grazie davvero Antonio per questa testimonianza. Non è però l'unica testimonianza che vogliamo proporvi, questa che vedrete è una piccola clip. Emilia, nel 12 aprile del 1927, era una bambina di 11 anni che si trovava nello studio del professor Moscati. Vediamo. Intanto mi facevo guardare perché era il mio medico curante, insomma. E quindi a un certo momento sono andata lì, e poi quando abbiamo chiuso la porta e siamo cominciato a scendere le scale alla cameriera, non so chi era, non mi ricordo più, ha aperto la porta e dice: il professore è morto. Certo, per me è stata una cosa eccezionale pensare che io avessi potuto parlare con Moscati un minuto prima che ci resti io. Lui delle volte diceva a mia madre: professore, svegliamoci, perché si metteva a chiacchierare, cioè, non ci preoccupi signora, non ne uscirà nessuno senza essere visto. Buonissimo, dolce, ma non il tipo che si metteva a scherzare, era severo, ma una severità dolce. La severità dolce del professor Giuseppe Moscati. Con queste belle parole noi, Antonella, vi lasciamo. Dalla Chiesa del Gesù Nuovo di Napoli è tutto, a voi studio. Grazie mille, grazie Luca. Ci ha veramente aggiunto un altro tassello di tenerezza, un altro tassello di, ecco, quell'uomo che forse ci mancava, quell'uomo che stiamo imparando a conoscere. Don Gaetano, un uomo che anche ai giorni nostri, anche ad oggi, ci dice ancora tanto. Che bello sarebbe trovare un medico che ci accoglie come faceva San Giuseppe. Diremmo un uomo, perché le cose di Dio alla fine sono così: più siamo umani e più siamo divini.
E infatti il brano del Vangelo che tanto ci piace, quello che troviamo al capitolo 25 del Vangelo di Matteo, dove si dice: nel giudizio finale Dio quale criterio sceglierà per giudicarci? Avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere. Il Signore utilizzerà come criterio non quello di quanti ospedali avete costruito, o non utilizzerà il criterio se avete fatto 100 miracoli, no. Userà il criterio quanto siete stati uomini, quanto siete stati umani, quanto avete amato. Ecco perché ci piace San Giuseppe Moscati, perché è stato un uomo, e diciamo anche un uomo giusto, perché dalle testimonianze si evince, lui non percepiva niente per le visite. E lui era L'abbiamo visto, si è impoverito facendo il medico. Ecco, e lui era professore universitario, Quindi chi sa, insomma, gli onorari per un professore universitario. Però lui diceva: io non prendo niente, ma i miei collaboratori che vivono di quello devono essere pagati. Quindi un uomo giusto, innanzitutto, e poi un uomo di carità. Ecco che cosa ci insegna San Giuseppe Moscati: ad essere uomini fino in fondo. Questi uomini fino in fondo che molto spesso noi magari ci sforziamo di esserlo, di essere, invece basterebbe essere quello che si è, un medico che fa bene il suo mestiere, lo dice a tutti noi laici in realtà. Brava, dici proprio bene, perché alla fine noi siamo abituati, lo dicevamo a telecamere spente, a vedere soprattutto i santi come i preti o le suore, giustissimo. In realtà questo è un santo laico, cioè un santo quotidiano, come i nostri amici che sono qui nel pubblico, sono laici, cioè persone che non hanno fatto una forma particolare di consacrazione, ma che vivono il Vangelo e che soprattutto cercano di orientare le cose quotidiane al regno di Dio. Che significa orientare le cose temporali, le cose quotidiane, le cose di ogni giorno a Dio? Significa innanzitutto fare bene il proprio lavoro, mettendoci il Vangelo. Io sono medico, guardo te non come l'insieme delle molecole, ma come persona. Io sono casalinga, mi prendo cura amorevolmente della mia famiglia. Io sono un commerciante, ho davanti una persona che deve vivere, deve crescere. Vedo la persona davanti, vedo colui che ha dentro di sé il Signore Gesù. E proprio a quella persona San Giuseppe ha voluto lasciare un messaggio che noi riviviamo appunto attraverso Beppe Fiorello, sempre nel film di Giuseppe Moscati di Campiotti. Carissimi, vi chiedo perdono se non sono stato sempre capace di manifestarvi il mio affetto come avrei voluto. Mia cara Nina, non essere triste. Mettete in pratica la fortezza. Ognuno di noi deve avere il suo posto di combattimento. E Dio ci ha dato tutto e ci chiederà conto di come abbiamo speso i suoi doni. Non la scienza, ma la carità ha trasformato il mondo. Belga, Arcangelo, sarete beati se ricordate che oltre ai corpi avete di fronte delle anime immortali, divine, che dovete amare come voi stessi. Lavorate con fede ed entusiasmo, sordi alle lodi e alle critiche, poiché niente è impossibile se voi non crediate che lo sia. A questo non potevamo veramente aggiungere nient'altro, ci ha lasciato un'eredità che dobbiamo fare nostra tutti i giorni. Grazie a Don Gaetano Corvasce. Ci ha raggiunto Giacomo. Io vi ho raggiunto perché fra poco continueremo a viaggiare, prendiamo a prestito un po' della Napoli, un pizzico di Napoli di San Giuseppe Moscati, continueremo però, andremo oltreoceano con l'America, con Frank Sinatra, andremo anche oltre, andremo nella lirica, nella Turandot, come tutto questo con un duo che vedete alle nostre spalle fra poco qui in studio, gli Opera Pop. A fra poco. Ottimo.